Oggi abbiamo il secondo seminario del ciclo biotecnologie e lo terrà Federico Cremisi, che guida un gruppo di ricerca qui in Normale e al CNR di Pisa. E si occupa, Federico e il suo gruppo di ricerca si occupano essenzialmente dei meccanismi, delle ragioni attraverso cui una cellula indifferenziata sceglie, tra virgolette, il proprio percorso differenziativo. E naturalmente questo è un tema che si intreccia con la biologia delle cellule staminali che abbiamo svolto nello scorso anno, ricorderete coloro di voi che erano presenti, perché sono le cellule staminali embrionali quelle che hanno poi una miriade di opzioni possibili, però tutto il processo è canalizzato in modo tale che si forma un bastoncello della retina, oppure un'osteocita, oppure una fibra muscolare, eccetera, eccetera. Quindi questo è il tema generale, a parer mio, dei suoi e loro interessi. E per affrontare questo tema, naturalmente, oltre alla scelta di sistemi biologici precisi, c'è anche un artigianato tecnologico e poi biotecnologie molto sofisticate e raffinate. Ecco, e Federico è sempre stato, come Luciana Dente che avete ascoltato nella lezione scorsa, un innovatore, cioè ha sviluppato e introdotto metodi che prima non esistevano nei nostri laboratori, e quindi questo insieme di, io lo chiamo anche artigianato, biotecnologie raffinate e sofisticate e scienza, perché poi il punto importante sono sempre le domande che ci si pone, no? Ecco, questo insieme è indirizzato appunto allo studio del progressivo differenziamento cellulare, e questo sarebbe, come dicevo la volta scorsa, il mio modo di descrivere il suo e il loro lavoro. Poi forse loro si descriverebbero diversamente, ma non lo so. Ecco, lo capiremo meglio con il suo seminario, e perciò gli do subito la parola. Grazie a voi per essere qui e grazie a lui per aver accettato. Allora, mi sentite? Grazie Giuseppina, anche se penso che tu abbia esagerato. E grazie, perché questa cosa mi ha dato modo di studiare un pochettino sul libro di testo, e quindi mi sono divertito e mi è piaciuto proprio perché mi ha stimolato. Quindi io sì, sono un biologo dello sviluppo, studio lo sviluppo del sistema nervoso, e quello che mi interessa è capire come si genera la diversità cellulare. Quindi oggi vi parlerò di cose che hanno a che fare con la biologia cellulare. Io sono un biologo cellulare soprattutto, e anche un biologo dello sviluppo. Poi vi parlerò di cose che hanno a che fare in qualche modo con la biologia molecolare, che è uno degli strumenti che utilizziamo per capire come vengono regolati i processi biologici, e poi di omics, o omica tradotto in italiano, che è l'insieme dei metodi di studio, direi, globali. Quindi il genoma è l'insieme dei geni, il trascrittoma è l'insieme di tutti gli RNA di una cellula, il proteoma è l'insieme di tutte le proteine, e quindi la trascrittomica e la proteomica sono discipline che studiano nel loro insieme i geni, come sono strutturati, o la loro espressione o la loro traduzione, e l'omica è lo studiare tutto questo in modo super globale. E io cercherò di farvi alcuni esempi di applicazioni di queste metodologie omiche, perché poi tutto si basa sull'esistenza della tecnica. Se non c'è la tecnica non si può studiare in modo omico. Io avevo promesso di dare le fonti, in realtà poi mi sono accorto che tutto quello che volevamo sapere ma non abbiamo osato chiedere sulle frontiere della biologia sta scritto
quasi tutto, direi, in un libro che noi chiamiamo la Bibbia, noi biologi cellulari chiamiamo la Bibbia, e che è questo, ed è giunto alla sesta edizione, che è uscita proprio, siamo fortunatissimi, il mese scorso, e purtroppo in inglese, ma oramai, siccome tutto evolve così velocemente, oramai è impensabile aspettarci una edizione tradotta. Però io, per esempio, riesco abbastanza a capirlo, quindi vuol dire che è un inglese molto tecnico e semplice. Detto questo, potrei andarmene via, cioè vi potrei lasciare la lettura di questo libro che spiega molto meglio di come io riuscirei mai a spiegare. Però continuiamo e cerco di darmi il mio punto di vista, che però è quello dell'Albers, come lo chiamavano noi, che è uno dei sette. Allora, ora facciamo un ripasso. Cos'è lo sviluppo degli organismi multicellulari? È una roba che passa attraverso quattro processi fondamentali. La proliferazione cellulare, una prima specializzazione, cellule che cominciano a diventare diverse. Io di questo soprattutto mi occupo e da questo sono attratto. Poi c'è una parte che ha a che fare con l'interazione fra cellule diverse, ligandi, recettori, segnali. Questo è anche lo sviluppo di organismi multicellulari. Poi c'è il movimento. Tutto questo dà origine quindi alla morfogenesi che noi conosciamo. E tutto questo genera all'inizio cellule che sono pluripotenti, che possono diventare qualsiasi cosa, ma molto molto precocemente già una prima differenziazione, i tre foglietti embrionali che noi conosciamo, e a partire da questi tre foglietti poi cosa? Un enorme campionario di tessuti e organi che hanno una precisa identità lungo i tre assi dell'organismo. Questa è la biologia dello sviluppo come la vedo io in modo semplificato. Ci sono tante domande che uno può farsi. Le big questions, le domande chiave per me sono: come si genera la diversità cellulare? Come iniziano e si mantengono i distinti programmi di espressione genica alla base di questa diversità? E quali sono i meccanismi al di sopra di quello che è codificato nel DNA, i meccanismi epigenetici coinvolti in questo inizio e mantenimento dell'espressione genica? Queste sono le domande. Allora, perché il sistema nervoso? Questo c'è un motivo storico e pratico. Il sistema nervoso è il tessuto in cui c'è più differenza fra le cellule, per cui se uno è interessato a come si genera la diversità cellulare è attratto dal sistema nervoso. E tutto è cominciato, pardon, è un po' troppo... No, è puntare verso l'esterno. Il volume va bene? Sì, adesso è perfetto. Ok. Grazie. Tutto è cominciato più di un secolo fa, attraverso questo signore che è Ramón y Cajal, che ha vinto nel 1906 e ha condiviso insieme a Golgi il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. E questo signore venerava il suo partner, il suo collega, venerava proprio Golgi, che aveva scoperto il metodo di indagine, cioè l'impregnazione selettiva, e il metodo che gli permetteva di studiare questi meravigliosi preparati di tutte le regioni del cervello, corteccia, retina, cervelletto. E quindi cosa successe? Che quando andarono a ritirare il premio Nobel, nel loro discorso, Golgi espose la sua teoria sinciziale del sistema nervoso come sincizio, un unicum quindi negò l'esistenza di cellule distinte. Questo signore, che invece aveva passato la vita a parlare con questi neuroni di forma diversa, pensava che ognuno di essi avesse un'identità specifica e enunciò la sua teoria cellulare del sistema nervoso. Quindi si litigarono e finì lì. E dopo più di un secolo noi conosciamo esattamente tutti i geni la cui attività in modo specifico rende un neurone diverso da un altro, ma ancora non sappiamo bene perché questi geni si attivano in un periodo specifico dello sviluppo embrionale e in una cellula anziché in un'altra. Questo è il punto. Per farvi un esempio,
Io studio in questo momento la corteccia cerebrale e la corteccia cerebrale si origina da cellule che sono non pluripotenti, cioè non danno tutto, possono però fare tutte le cellule diverse della corteccia, i diversi, per esempio, neuroni di proiezione, colori diversi, ok? Quindi queste sono cellule multipotenti. E quello che succede è che man mano che passa il tempo nell'embrione, queste cellule si dividono, una figlia resta un progenitore, l'altra diventa un neurone, però c'è una restrizione di potenzialità. Cioè questa può dare tutti i colori. Quando arriviamo qui, l'unico colore che manca è, direi... ecco, ora mi trovo subito spiazzato. Direi che dovrebbero mancare questi colori qui. Ecco, a questo punto questa cellula può dare solo questi neuroni, ma non questi che sono già formati. Allora, la restrizione della potenzialità fino a una quarantina di anni fa in biologia dello sviluppo veniva associata alla perdita di informazione genetica. Noi sappiamo che questo non è. Cioè questa cellula, anche se in fondo al suo cammino, anche se non è più in grado di generare i neuroni precoci, però contiene sempre l'informazione genetica intatta. Il genoma, cioè la collezione ereditabile dei geni contenuti nei cromosomi, è costante. E chi l'ha scoperto in modo sperimentale, ed è stato un cattivo studente, quindi stiamo attenti a dare i voti ai nostri studenti, perché voi sapete che John Gordon, che ha vinto il Nobel un paio d'anni fa, era un cattivo studente al liceo. E però, facendo il famoso esperimento, 38 anni prima dello stesso identico esperimento fatto in un mammifero, nella pecora Dolly, lui aveva già capito che enucleando un uovo e inserendoci il nucleo di una cellula già differenziata, questo poteva dare origine a organismi adulti e fertili, quindi con tutta la potenzialità della linea somatica e germinale. Benissimo, detto questo, noi tutti sappiamo che lo sviluppo embrionale è una faccenda squisitamente epigenetica. E quindi l'unico modo di spiegare questo è che l'espressione genica differenziale sia la base del creare cellule diverse. E quali sono i meccanismi? Qui passiamo attraverso i dogmi, i nostri dogmi. Il dogma numero uno, l'informazione fluisce dal DNA all'RNA alla proteina. E fin qui ci siamo. Il secondo dogma è che esistono proteine regolatorie, i fattori di trascrizione, codificati da un gene. Queste proteine si legano a DNA regolatorio, chiamiamoli promotori, chiamiamoli enhancers, e regolano la trascrizione e la traduzione. Questo è un loop autocrino, ma questo fattore di trascrizione può chiaramente far trascrivere altri geni che non il gene da cui è codificato. Ok, sappiamo che, questo è il successo della biologia molecolare degli anni Ottanta, che la attivazione della trascrizione nei mammiferi è un processo che è cooperativo, non basta un solo fattore di trascrizione, ce ne vogliono più di uno, che interagiscono con l'RNA polimerasi, col complesso d'inizio, che delle volte ci sono proteine che regolano in modo negativo, e poi soprattutto il fenomeno è combinatorio, cooperativo e combinatorio, perché un gene si trascriva, cioè funzioni, ci vuole una certa collezione di fattori di trascrizione che si legano alle regioni regolatorie. Quindi, detto questo, uno può immaginare che cellule diverse, per esempio, cellule muscolari anziché cellule della pelle, esistano perché si esprimono in queste cellule le stesse sequenze regolatorie, ok? Le stesse sequenze regolatorie, ma fattori di trascrizione diversi, cioè in parte uguali come questo verde e in parte diversi. Questo giallo è tipico delle proteine contrattili, quindi si traducono attina e miosina contrattili, qui invece
altri tipi di proteine. Uno può vedere, anzi, deve vedere, direi, la diversità cellulare in questi termini. E quindi uno può vedere lo sviluppo come l'espressione nel tempo di collezioni, di combinazioni specifiche di diversi fattori di trascrizione. E questa è una vecchia fotografia che c'era nell'Albers già la seconda, terza edizione quando ero studente. Benissimo. Quindi uno può vedere la biologia dello sviluppo come l'instaurarsi di rete di espressione genica. Cioè questi geni di cui parliamo, che codificano per fattori di trascrizione, in realtà stanno in rete. La rete minima è per esempio un loop di retroazione che può essere positivo, come in questo caso, e questo per esempio vi spiega la memoria cellulare. O un loop di retroazione negativo, questo vi spiega la stabilizzazione dell'espressione, non deve oscillare troppo. Possono esserci loop che accoppiano l'espressione di due geni, in questo caso i due si reprimono a vicenda, quindi l'uno non si esprime mai più dell'altro e viceversa. Ci sono dei loop molto interessanti in cui l'espressione di un gene Z è legato all'espressione contemporanea di due geni A e B. Questo è particolarmente interessante perché permette di misurare, per esempio, il tempo. Siccome il gene Z, per essere indotto, ha bisogno che ci siano il fattore di trascrizione A e anche il fattore di trascrizione B, però il fattore di trascrizione A è una proteina, una certa emivita. Quando è stato prodotto, prima che si accumuli B, può passare un certo tempo. Quindi se l'input che fa produrre A è troppo breve, succede che quando B poi è presente, A non è più presente, ok? E quindi Z non viene attivato. Se invece l'input è lungo, cioè A viene prodotto per un tempo molto lungo, da ultimo è presente sia B sia A nella cellula, si legano al promotore del gene Z e Z viene prodotto. Quindi questo, per esempio, è un meccanismo che fa capire come certe reti riescono anche a misurare il tempo. Questo è un esempio pubblicato nel 2011 di veri geni, sono questi gialli, del riccio di mare, così come sono stati studiati a interagire, è un interattoma, quindi le linee che collegano i geni sono linee di interazione, si sa che questo qui interagisce con se stesso, interagisce con questo e con questo. Vi fa vedere la complessità della nostra conoscenza in certi sistemi. Si sa, per esempio, che il riccio di mare molto precocemente ci sono delle proteine materne, che sono queste grigie, che coordinano l'espressione di un sacco di geni a valle che si accendono nel tempo, e poi questo risulta nella trascrizione, nella traduzione di proteine tipiche del mesoderma o tipiche dell'endoderma del riccio di mare. Ok, come si arriva? Ora vedremo come si arriva a questo tipo di conoscenza. Un ultimo grado di complessità di cui avete senz'altro sentito parlare l'altro anno. Negli ultimi 10 anni si è capito che non ci sono solo fattori di trascrizione. C'è un'altra classe di molecole che è importantissima e ha un impatto fortissimo in questa regolazione. Ve lo ricordo, voi lo sapete, sono i microRNA. Lasciamo stare la parte di come si formano, ma voi sapete che i microRNA sono piccoli RNA di 21-23 nucleotidi che si legano agli RNA messaggeri, quelli codificanti per le proteine, per esempio anche per i fattori di trascrizione. Questo legame inibisce la traduzione. Quindi questi microRNA sono, lo stiamo imparando, le molecole con cui viene giocata la maggior parte dell'inibizione. Quando un fattore di trascrizione deve inibire un gene, molto spesso trascrive un microRNA che si lega al messaggero di quel gene. Ok, com'è che si studiano queste cose?
è un problema. Se uno vuole studiare la regolazione dell'espressione genica, per esempio, durante le prime fasi di sviluppo neurale dei mammiferi, si trova subito con un problema tecnico che è insormontabile, cioè la mancanza di materiale da studiare. Perché il cervello di un embrione di topo, in cui quei geni che abbiamo visto in riccio di mare vengono attivati, è un oggetto che è più piccolo di un millimetro, qualche decimo di millimetro, e sta dentro alla mamma. E quindi uno lo può, diciamo, dissezionare e fissare, e però studiarlo senza poter... è difficile, si possono fare topi in transgenesi, però è piuttosto difficile aggredire specifiche cellule. E soprattutto se uno vuole studiare lo sviluppo embrionale umano, questo è impossibile. Allora, questo è un motivo per cui negli ultimi anni una serie di persone ha cominciato, io direi da 7-8 anni, non di più, ha cominciato a usare le cellule staminali embrionali, e io sono approdato a questo recentemente, come surrogato di embrioni. Io vi convincerò che perlomeno per quanto riguarda il sistema nervoso, questo è un buon surrogato. Le cellule staminali embrionali, come voi sapete, si possono perpetuare ad libitum in una piastra di coltura. Basta dar loro un bel mezzo di crescita che contiene il siero, quindi il siero soprattutto bone morphogenetic proteins, questo segnale, e quest'altra molecola che si chiama leukemia inhibitory factor. Comunque questo è il mezzo di coltura staminale. E è staminale perché? Perché aiuta a mantenere acceso questo loop di regolazione. Questi sono tre fattori di trascrizione che, come vi facevo vedere poc'anzi, ognuno si lega al proprio promotore e al promotore di un altro, e se ne restano accesi. Se uno gli dà addirittura questo LIF, stanno ancora più accesi, perché il LIF li accende singolarmente. Il BMP serve per bloccare questo segnale, che è Fibroblast Growth Factor, che le cellule staminali si fanno per conto loro. Se uno toglie questi due segnali, queste cellule staminali che si fanno FGF4 per conto loro subito si differenziano, e non mi chiedete perché il default differenziativo di una cellula pluripotente come la staminale, capace di fare tutti i tessuti, fra cui le cellule germinali, muscolo, tutto, pelle, però quello che fanno senza nessun'altra segnalazione sono i neuroni. È per questo che noi neurobiologi dello sviluppo le amiamo tanto. Quindi le cellule molto spontaneamente diventano, vedete, all'inizio sono al giorno zero, quando sono ancora nel terreno che vi dicevo, si vedono tantissime cellule, in blu sono i nuclei delle cellule, in verde è un anticorpo che fa vedere la proteina, una delle tre proteine, OCT4, che è una delle tre proteine della staminalità, questa è NANUG. Ecco, dopo due giorni subito non ci sono più queste proteine, al posto di queste proteine compare una proteina tipica dei progenitori precoci dei neuroni. Sono quasi tutti già progenitori di neuroni, questi in verde. È una proteina fibrillare, mi dispiace che è un basso ingrandimento. Questi in rosso sono, vedete, i primi neuroni che compaiono, che hanno smesso di dividersi e poi si differenzieranno. Dopo 10 giorni ce ne sono molti di più, potrei continuare, ma dovete essere convinti che in piastra noi otteniamo neuroni che sono eccitabili, sono elettrocompetenti, possono essere impiantati in un cervellino ospite, e lì fanno ramificazioni e fanno connessioni. Ora vi faccio vedere alcuni esempi di studi omici in questo sistema modello, in questo modello sperimentale. Cioè, cosa siamo riusciti a capire studiando queste cellule. E vi parlerò di studi sull'attività trascrizionale, studi sulla conformazione della cromatina e studi sui microRNA, che è quello che soprattutto faccio io in laboratorio. Allora, cos'è che possiamo chiederci riguardo all'espressione genica durante il differenziamento?
Io direi che semplicemente ora e non 5 o 10 anni fa possiamo studiarla a livello globale. Uno può prendere da queste piastre di coltura tutto l'RNA, quindi tutta la collezione di RNA messaggeri, per esempio di una corteccia oppure di cellule staminali embrionali che sono diventati dei neuroni, e marcare con un fluorocromo rosso, e poi prendere un tessuto di controllo, che sono, per esempio, che è un'altra regione del cervello, oppure cellule non differenziate. Come vi ha detto la Luciana Dente la scorsa volta, ibridare questi arrays. In questi arrays ci sono, questo è un particolare, alcune decine di migliaia di regioni distinte, di pochi micron, 5 micron, in cui ci sono alcune migliaia di filamenti identici, e ciascuno dei quali è omologo a un messaggero, okay? Quindi in sostanza ci sono tutti i probes, tutte le sonde per tutti gli RNA messaggeri. Quindi quando qui c'è uno spot bello rosso, vuol dire che l'RNA che proviene dalla corteccia di questo gene è molto più espresso rispetto al controllo. Quindi uno si fa una scala, in questo caso è colorimetrica, di abbondanza dell'RNA di qualsiasi gene. Ok, a che serve tutto questo? Vi faccio vedere subito un esempio che a me piace moltissimo. Uno può fare uno studio di correlazione. Allora, quando è che due grandezze sono correlate? Quando è che due variabili sono correlate? Poniamo il peso corporeo o l'altezza e l'età di un bambino. Sono correlate quando all'aumentare, per esempio, positivamente, quando all'aumentare di una aumenta anche l'altra. E uno può misurare questa correlazione attraverso un indice, che nel caso, per esempio, dell'indice, calcolandola con una matrice di correlazione di Pearson, questo indice va da più 1, cioè identità correlazione perfetta, a meno 1, che è anticorrelazione perfetta, cioè all'aumentare di uno diminuisce l'altro in modo perfetto. Questo uno può farlo con poche quantità o con tutti i 20.000 geni, con l'espressione di tutti i 20.000 geni di un organismo. Qui a destra vi faccio vedere uno dei vari modi per evidenziare questi studi di correlazione. Questo è un modo di raggruppamento gerarchico in cui si vede anche visivamente. Si vede visivamente, per esempio, che ciascuna di queste barrette è la quantità di espressione di uno degli RNA di corteccia, per esempio, oppure cervello medio o midollo spinale, che sono diversi, vedete? E infatti fra di loro non sono correlate. Se uno fa la correlazione globale dell'espressione di questi geni, vede che, per esempio, la corteccia è molto diversa da questi due tessuti, ma è molto simile ai neuroni prodotti da cellule staminali embrionali in questa condizione A. Questa è la valutazione numerica. Cioè l'indice in questo caso è 0,44. Non è tanto, però queste cellule, questi neuroni fatti a partire da cellule staminali embrionali di sicuro assomigliano più a corteccia che a queste altre regioni della retina, e così via. Cioè, questo sistema è un sistema che permette di confrontare tutti insieme l'espressione di tutti i geni di una cellula fra campioni e tessuti diversi. E per esempio, nel mio tipo di lavoro, è fondamentale per capire l'identità dei neuroni che sto fabbricando in piastra. Però questo non è solo, vedrete che l'analisi di correlazione non è ha moltissime applicazioni oltre a questa. Parliamo adesso di conformazione della cromatina. Parliamo di come la conformazione della cromatina è associata all'espressione di un gene, alla trascrizione di un gene. Questo, non so se voi lo sapevate, a me non era assolutamente, quando ho studiato la biologia non si sapeva niente di tutto questo. Però alcuni anni fa
una decina di anni fa, alcuni sperimentatori, proprio perché c'erano le tecniche, hanno cominciato a misurare la distanza di un certo gene. Riuscite a vedere questi puntolini rossi? Questi sono... Allora, no, queste sono microfotografie brutte prese dal libro, quindi forse dall'articolo originale. Lo schema, guardatele nello schema, però vi giuro che nelle fotografie, qui nella slide non si vedono. Ok, questi puntolini sono ibridazione in situ, quindi è l'ibridazione fatta sul preparato, in questo caso cellulare, e vista al microscopio ad alto ingrandimento. Quindi con queste proteine fluorescenti rosse si vede dove sta un certo gene, che ne so, una transaminasi, ok? Il gene per una transaminasi rispetto alla membrana nucleare, che questo è un nucleo, e qui ci sarà la lamina nucleare interna, che è questa parte proteica reticolare che sta sotto la membrana nucleare. Quindi in questa cellula, che è una cellula della pelle, il gene per la transaminasi sta molto vicino alla membrana nucleare. E noi sappiamo che in questa cellula la transaminasi non è prodotta. Però in quest'altra cellula, in cui sappiamo che il gene è molto espresso, succede che il cromosoma, che è in verde, anche questo visto per ibridazione in situ, non è che cambi molto, sì, questo qui è più interno, ma soprattutto il locus della transaminasi è all'interno. Questo è stato visto per alcuni geni. Allora, noi su questa base cosa possiamo dire? Che se un gene deve essere trascritto deve andare per forza dentro? Che qui dentro e non in periferia ci sono le factories, le industrie di trascrizione, cioè questi luoghi che poi probabilmente esistono, in cui tutti gli enzimi si accumulano, non solo l'RNA polimerasi 2, ma anche tutti gli altri cofattori, per aumentare virtualmente la concentrazione e quindi la possibilità di interazione di tante molecole contemporaneamente. No, perché i geni sono 20.000, uno ne studia 2-3, però per esempio nel 2010-11 è uscito un articolo che secondo me è meraviglioso, che parla di uno studio omico che dimostra questo. Allora, intanto tenete conto che è possibile fisicamente isolare la cromatina, che qui vediamo in loop, ok? Questa è cromatina, DNA associata a proteine. È possibile isolare la cromatina che fisicamente interagisce con la lamina, la laminina che è subito sotto la membrana nucleare. E sono trucchetti che noi facciamo, i ricercatori fanno esprimere in queste cellule, trasfettano in queste cellule, una proteina chimerica che è in parte lamina lamin B, cioè una proteina che fa parte della lamina nucleare, e in parte è una metilasi che metila tutte le adenine. Siccome c'è un anticorpo che reagisce contro il DNA metilato in A, uno può isolare con l'immunoprecipitazione la cromatina, quella che interagisce con la membrana. Può sonicare e avere dei pezzettini che sono delle sonde molecolari da usare nei nostri meravigliosi chip, nei nostri arrays. Chiaramente le industrie già da anni costruiscono degli arrays tiling, che piastrellano il genoma, cioè le singole sonde sono frammenti di alcune regioni note del DNA, in modo che tutte le sonde ricoprono abbastanza, piastrellano il DNA del genoma di topo umano. Tiling arrays. Benissimo. Uno facendo così si calcola la pixel, l'intensità di fluorescenza normalizzata di ciascuna regione, di ciascun pezzettino del genoma, e la mette sull'asse delle Y di queste figure. Quindi qui c'è la abbondanza di DNA che interagisce con la lamina nucleare, qui c'è interazione, qui il contrario, e può studiare a livello globale
a livello globale di tutto il genoma, questo è il cromosoma 18, però io ve lo risparmio nell'articolo, figura per figura c'è una sorta di lente di ingrandimento che analizza ad esempio queste singole regioni e dimostra che qui dove per esempio in questa regione dove durante il differenziamento da staminali a neuroni del DNA che era associato alla membrana si dissocia, qui dentro ci stanno per esempio 2, 3, 4 geni che sono geni neuronali che si trascrivono nei neuroni, ok? Ok, cosa dimostra questo? Questo studio associato ad altri studi ha dimostrato che la cromatina nelle cellule si associa alla membrana nucleare, quindi alla periferia, secondo uno schema che è abbastanza comune in tutte le cellule, ma che durante il differenziamento, in questo caso da cellule staminali embrionali a neuroni e astrociti che sono sempre sistema nervoso, durante questi passaggi alcune parti di questa cromatina che era associata alla membrana nucleare si distacca e questo è necessario alla trascrizione di quel locus. Non è sufficiente, ma è necessario. In alcuni casi è sufficiente, in altri casi prima si ha un distacco e poi nella fase successiva del differenziamento una trascrizione. Benissimo. Ma chi è che comanda questi cambiamenti? Noi ormai lo sappiamo. C'è un codice epigenetico. E poi vedremo cos'è questo codice epigenetico. È un codice che legge delle modificazioni al di sopra del DNA, che è genetico. Quindi al di sopra torna proprio bene dentro la cromatina, negli istoni. La cromatina è fatta da istoni e proteine non istoniche. Guarda caso, le proteine non istoniche sono nella maggior parte enzimi che apportano modifiche covalenti o regolano questa cosa, soprattutto a livello dell'istone H3, dell'ammino terminale. Perché dell'istone H3? Perché se voi vi ricordate, me lo sono ristudiato, non me lo ricordavo, come sono fatti gli istoni e come è fatto l'ottamero, l'istone H3, l'ammino terminale dell'istone H3 è l'oggetto più periferico e più aggredibile. Quindi, e comunque noi conosciamo la maggior parte di questi segnali epigenetici qui, nell'istone H3 e nell'ammino terminale. Noi oramai sappiamo che esistono, fate conto, acetilazioni, metilazioni, fosforilazioni in residui specifici di lisina e così via, che hanno una certa importanza. Ancora una volta, fino a 10 anni fa, alcuni ricercatori avevano associato ad esempio una trimetilazione in lisina 27 all'espressione di un certo gene o a un certo processo, ma erano osservazioni molto specifiche. Da pochi anni a questa parte è possibile non solo studiare il trascrittoma, ma anche l'epigenoma. Cos'è l'epigenoma? È l'insieme di tutte queste modificazioni. Nella loro globalità. Uno è interessato a vedere dove sono tutte le acetilazioni in lisina 4. Bene, prende un anticorpo, questo qui, che reagisce specificamente contro la lisina la lisina 4 dell'istone H3 acetilata. Esistono tutti questi anticorpi. Ecco, cosa fa? Prende questo anticorpo, isola la cromatina, fa reagire l'anticorpo con la cromatina e immunoprecipita frammenti di cromatina che hanno la lisina in posizione 4 di istone H3 acetilata. Poi cosa fa? Elimina
l'anticorpo, frammenta ulteriormente e mette tutto dentro a uno di questi sequenziatori profondi di cui vi parlava la dente la scorsa volta, cioè sequenziatori capaci in una sola botta di sequenziare fino a alcune centinaia di milioni di frammenti indipendenti. Quindi questo è sufficiente per sapere quali nel genoma, quali geni hanno una lisina, quali geni hanno una lisina, per esempio acetilata, nella regione di regolazione, nell'enhancer o nel promoter, oppure quali geni hanno una lisina trimetilata in posizione 27 nell'eterocromatina. Ecco, questo è il codice epigenetico, scusatemi, questo è l'analisi epigenomica. Uno fa un'analisi epigenomica e guarda com'è la situazione di tutte queste modifiche. Quello che è successo è che negli ultimi anni, associando lo studio dell'epigenoma, cioè di tutte queste modifiche e della posizione di queste modifiche, allo studio del trascrittoma, cioè dei geni che sono veramente trascritti, è stato possibile evincere un codice epigenetico. Cioè il codice che ci dice che se ci sono certe modifiche in una certa posizione del gene, il gene è attivamente trascritto. Oppure non è trascritto ma è trascrivibile, cioè se arriva un fattore di trascrizione è accessibile. Oppure è represso. Cioè è tale che se io in quella cellula faccio esprimere il fattore di trascrizione, dovrebbe trascrivere, lui sta in una cromatina che è inaccessibile. Questo è stato possibile solo confrontando l'epigenoma al trascrittoma. Il trascrittoma ci dice se un gene è veramente trascritto. L'epigenoma ci dice quali tipi di modifiche negli istoni stanno in questo gene. Questo è stato fatto abbastanza bene per ora nel passaggio fra cellule staminali e embrionali e neuroni, utilizzando proprio queste cellule in piastra. Ma perché? Perché anche le cellule che noi usiamo in piastra, le staminali e embrionali, sono particolarmente omogenee, c'è un tipo solo. E quando facciamo quel giochetto di togliere il mezzo di coltura e le cellule diventano neuroni, all'inizio sono neuroni di un tipo solo, ve lo mostrerò fra poco. L'omogeneità in questo tipo di studi biochimici è fondamentale. Se noi estraiamo RNA totale, cromatina totale, da due o tre tipi di cellule, già i segnali creano rumore, le tre diverse identità e poi si mescolano. Okay? Lavorando con piastre in coltura, con cellule staminali embrionali, è molto facile ottenere cellule che assomigliano, vi farò vedere, a vere cellule embrionali, ma sono omogenee. Ora vorrei parlarvi di un ultimo aspetto epigenomico che riguarda i microRNA, perché sono quelli che noi studiamo. Brevemente vi faccio vedere come si studia il mirnoma, cioè il trascrittoma dei microRNA, cioè tutta la collezione si chiama il mirnoma. Il laboratorio vi fa male, hai fatto il mirnoma delle staminali con l'acido retinoico, perché dobbiamo fare la correlazione, il mirnoma. E quindi, pardon, è l'acronimo di MIR, Mirna, Ome, cioè c'è una lavagna, non c'è. Allora, brevemente, uno isola l'RNA totale, fraziona solo i piccoli RNA e poi questi sono tutti i giochetti della biologia molecolare, ci lega chimicamente degli adattatori e questo poi fa una PCR per avere abbastanza materiale da sequenziare, poi come vi diceva la dente, ciascuno di questi segmenti amplificati viene legato fisicamente al vetrino che poi viene messo nel sequenziatore, viene fatta la sequenza.
la cosa importante da capire è questa qui, che a un certo punto uno ha, che ne so, 10 milioni di sequenze indipendenti, c'è un software che prende tutte quelle uguali, cioè che, c'è un software che cerca nel genoma di topo, nel mio caso, cerca in che regione, a che regione corrisponde una certa sequenza. Quindi se questa è una regione che corrisponde a un certo microRNA noto, il microRNA 222, ok. Fatto questo, un altro programma conta quante volte io ho sequenziato il MIR, il microRNA A. E questa è una scala logaritmica, in realtà i valori sono molto più alti. 300 volte, oppure 1000 volte, oppure 10.000 volte. È chiaro che dalla la numerosità delle sequenze lette corrisponde all'abbondanza di quel microRNA nella cellula. E quindi è di una semplicità sconvolgente. Con la sequenza io misuro l'efficienza di espressione, perché è ridondante il sistema, cioè sequenzo talmente tante volte un microRNA che la ridondanza mi permette di evincere quanto è espresso. Ok, noi abbiamo fatto questa cosa recentemente, proprio in questo modello sperimentale, cellule staminali embrionali che diventano neuroni. Quindi abbiamo fatto i mirnomi a vari tempi di sviluppo, e poi abbiamo fatto uno studio di correlazione. Abbiamo visto quali sono i microRNA, per esempio, che correlano con l'espressione, quindi con la trascrizione del gene NANOG, del gene KDL4, del gene REX1, cioè dei geni marcatori, geni chiave delle cellule pluripotenti. Vi avevo detto che ci sono dei geni chiave delle cellule pluripotenti. Abbiamo visto quali sono i microRNA che tutte le volte che NANOG oppure REX o KDL4 sono attivati, anche il micro è attivato. Ok? E poi abbiamo visto quali di questi microRNA diminuisce durante lo sviluppo. In sostanza abbiamo tutti, ecco, questa è l'espressione dei geni che abbiamo, dei microRNA che abbiamo individuato con questo studio di correlazione. Abbiamo in questo modo evinto una firma molecolare, la chiamano signature, cioè l'insieme dei microRNA che caratterizzano questo passaggio dalla pluripotenza a cellule non più pluripotenti, a neuroni. La domanda è: ma ora che abbiamo questa signature, a cosa serve? Noi abbiamo pensato che la cosa più importante fosse capire quali sono gli RNA bersagli di questi microRNA. Cioè, questi microRNA, se hanno una funzione importante nelle cellule staminali, quali sono i geni che silenziano? E quello che è venuto fuori è ovvio, lapalissiano, però non sta scritto in nessun libro di testo. Quello che è venuto fuori è che questi microRNA vanno a bersagliare proprio i rimodellatori della cromatina, cioè quegli enzimi che fanno le modifiche covalenti degli istoni. Come si fa questo? È abbastanza semplice. Ci sono dei programmi che predicono, e questo è abbastanza solido, è una predizione abbastanza solida, sulla base della sequenza di un microRNA, ci sono dei programmi che predicono quali sono gli RNA di una cellula cui questo microRNA si potrebbe legare. La media dei messaggeri è alcune centinaia, 200, 300 messaggeri per ogni microRNA. Uno può, e ci sono degli algoritmi, questa black box è un software, è un programmino in cui uno mette la collezione di microRNA che sta nella propria cellula. Noi ci abbiamo messo quei 15 microRNA della pluripotenza. E poi ci abbiamo messo tutti i messaggeri, tutti i geni del topo. E quello che è venuto fuori, il programma restituisce uno score, restituisce un voto, ok? E quello che è venuto fuori
dal punto di vista globale è che ci sono delle categorie di geni come questa lisina di metilasi, come questa lisina metilasi, come questa DNA metilasi, sono categorie di più metilasi, di più lisina di metilasi, oppure questi sono rimodellatori della cromatina. Queste categorie sono bersagliate in modo molto specifico dai nostri micro e sono quelle più bersagliate rispetto a sequenze casuali o, che ne so, in questo caso una famiglia di citocromi. Quindi questo ha senso perché sembra che le cellule staminali pluripotenti siano in un equilibrio instabile. Loro già si fanno gli RNA messaggeri dei rimodellatori cromatinici, però non li traducono. E i microRNA servono per bloccare l'espressione dei rimodellatori, senza i quali, vi ho fatto vedere prima, non avviene il differenziamento cellulare. Allora, ma tutto questo ha un senso? Cioè, noi studiamo cellule staminali embrionali che fanno neuroni. Voi dovreste chiedermi se quello che vediamo in una piastra ha a che fare in qualche modo a quello che avviene in un embrione di topo. Cioè, se i nostri neuroni assomigliano a qualcosa di reale o sono delle cellule un po' artefattuali. Io penso che le nostre cellule siano, ma non io, cioè i colleghi molto più bravi di me, che siano bona fide cellule identiche a quelle che uno troverebbe in un embrione di topo. Quando noi facciamo questi esperimenti, noi possiamo togliere il mezzo di coltura, to cure, come vi ho detto, e quindi si formano questi progenitori di neuroni, no? Come in un embrione. E poi però possiamo cominciare a giocare con i morfogeni, no? Li chiamiamo nei libri di testo, i morfogeni sono quei fattori di crescita come BMP, come WNT, che durante lo sviluppo degli embrioni, perlomeno dei meccanismi di laboratorio, degli embrioni di laboratorio, il topo, lo xenopus, sono quei segnali che noi sappiamo dalla biologia dello sviluppo servono a fare un neurone di corteccia anziché una retina, anziché altre regioni del cervello. Quando noi usiamo queste molecole, i tipi di neuroni che si formano vengono fuori come uno si aspetterebbe in un embrione vero. Vi faccio vedere un esempio. Quando noi, vedete qui, si sa dalla biologia dello sviluppo che se uno blocca BMP e WNT si ottengono dei neuroni più anteriori rispetto invece al mesencefalo. Se noi facciamo una cosa simile in piastra, ecco, questo è il risultato del trattamento in questo caso con una molecola. Se noi blocchiamo BMP e WNT, quello che succede nelle nostre cellule è che l'espressione di questo gene, che è un marcatore della futura corteccia embrionale, si accende, aumenta, l'espressione di questi altri geni del midollo allungato, del mesencefalo diminuisce. Se uno va a vedere l'espressione dei geni ventrali o dorsali nel cervello più anteriore, i geni più dorsali, quelli della corteccia, sono indotti da questo trattamento, cioè bona fide da questo, ma non solo da questo esperimento, ma da tanti altri esperimenti anche omici, noi pensiamo che le cellule che coltiviamo in questo modo siano della corteccia. Bene, vorrei finire, anche se il tempo è un mio problema in questo momento perché ve ne ho preso anche un po' troppo, e però purtroppo è uno dei problemi che mi sta più a cuore nello sviluppo, perché nel tempo cambia la competenza delle nostre cellule. Ho detto che c'è una restrizione. Noi sappiamo che nei nostri embrioni c'è di sicuro un orologio che cambia la capacità di una cellula di diventare qualcosa. Questa è la competenza. La domanda è: ma le cellule che fabbrichiamo in vitro riescono a misurare il tempo come quelle di un embrione? Noi pensiamo di sì. Perlomeno
quelle della corteccia che facciamo noi. Questo è uno schema, sarebbe una sezione di corteccia, come la si vede sui libri, no? Questa è la base, questa è la neocortex. Noi sappiamo che ci sono due tipi principali di neuroni, i neuroni per esempio motori che vanno a bersagli sottocorticali e i neuroni invece associativi che vanno al calloso, vanno da un'area corticale a un'altra, per esempio da un emisfero a un altro. Questi neuroni vengono fatti a tempi distinti dello sviluppo embrionale. Se uno considera quella cellula pluripotente che riesce a fare tutti i tipi di neuroni, noi sappiamo che nel tempo embrionale all'inizio è capace di diventare, se esce dal ciclo cellulare e differenzia e diventa un neurone di questo tipo. Alla fine della neurogenesi, invece, se arriva fino in fondo e si divide fino in fondo, farà un neurone più superficiale. Noi sappiamo che i geni chiave che sono sufficienti a dare un'identità anziché un'altra sono dei fattori di trascrizione forti. Per esempio, il fattore di trascrizione più tardivo si chiama SATB2, quello più precoce, CTIP2. Se uno guarda quello... Come si attivano questi fattori di trascrizione, okay? In una corteccia, vedete, in una corteccia c'è quello più, i neuroni più tardivi, più superficiali sono questi rossi, questi qui sono più precoci. Noi abbiamo gli stessi neuroni nelle nostre piastre di coltura, ancora una volta sono singole cellule, questi nuclei blu sono i nuclei delle nostre cellule, e molte di queste attivano o l'una o l'altra proteina. Però questa è un'analisi fatta a tempi diversi, e qui sull'asse delle Y c'è la numerosità di cellule, la proporzione di cellule che esprime la proteina precoce rossa o la proteina tardiva verde. L'andamento è sovrapponibile a quello che si vede in vivo. Addirittura c'è una corrispondenza di giorni in vitro e giorni di gestazione, giorni embrionale, no? Ok, però c'è una cosa che non quadra, c'è una cosa che non quadra, questa è la proteina, questo invece è il quadro dell'RNA di questi geni, il gene più tardivo in realtà è presente fin dall'inizio, quindi qui noi ci siamo chiesti, e vado molto velocemente, ma non ci sarà mica qualche microRNA di mezzo, noi stiamo studiando fenomeni di questo tipo. Si sa che i microRNA hanno senz'altro un impatto globalmente nella formazione della corteccia, e allora noi abbiamo studiato i mirnomi delle nostre cellule. Quindi fate conto, questi sono gli esempi che vi dicevo, ogni barretta è l'espressione di un microRNA e il codice di abbondanza del microRNA è un codice di colore. Più abbondante è verde, meno abbondante è rosso, e questi sono days in vitro, giorni in vitro, quindi all'inizio dell'esperimento, dopo 2 giorni, dopo 6 giorni, 10 giorni. Questo qui è un campione di invece corteccia di un embrione, poi sempre cellule a 13 giorni, a 16 giorni, a 20 giorni. Questa è un'altra corteccia di un neonato, che è il giorno post-natale 0, ma è il giorno 20, perché la gestazione è 20 giorni. Vedete, l'analisi di correlazione, di espressione, che abbiamo visto poc'anzi, ci dice che l'espressione dei micro si correla per giorni, per età, per tempo, piuttosto che per origine tissutale o in vitro, ok? Quindi questo ci dice che perlomeno i microRNA nel loro insieme si esprimono, si attivano a seconda del tempo in vitro o nell'embrione in vivo. Benissimo, allora ha detto, questo funziona. Ci sono chiaramente altri tipi di analisi che suggeriscono che i sistemi in vitro siano un buon surrogato. Allora, non ci spaventiamo, questa qui è
una matrice di correlazione, cioè sono gli stessi dati che vi ho fatto vedere prima, però visti globalmente. Questi sono tutti i microRNA e rosso vuol dire quando l'espressione di un micro è perfettamente correlata e verde quando c'è una perfetta anticorrelazione. Questo qui non ci dice un granché, questa matrice di correlazione di Pearson non ci dice un granché, però può essere utile a costruire un grafo. Cos'è un grafo? Un grafo è un oggetto di questo tipo in cui ciascun puntolino è un microRNA e i segmenti che uniscono i puntolini uniscono i microRNA che hanno un'alta correlazione di espressione, che in tutti i tessuti, in tutte le cellule di tutti i tempi, quando uno è molto espresso, anche l'altro microRNA è molto espresso. Quindi verosimilmente stanno in una rete di espressione che è correlata a un processo, a una funzione. Questo è un interattoma. È un interattoma che uno può costruire dando delle soglie, premiando solo interazioni di un certo livello e unendo i microRNA che hanno una correlazione di espressione di un certo tipo. Bellissimo. A cosa serve? A niente. Perlomeno, dal mio punto di vista, in questa forma non mi serve un granché. Però io posso fare una cosa. Io posso fare il pruning, cioè lo chiamano pruning, ora io l'ho tradotto con potatura. Posso potare i rami di questa struttura in modo unbiased, non biased, oppure in modo mirato. Io in questo caso vi faccio vedere un modo mirato. Io voglio togliere da questo interattoma tutte le interazioni che non hanno a che fare con il gene che mi piace, SATB2, oppure, cioè cosa faccio? Io mantengo solo i microRNA in questo interattoma, solo i microRNA che io mi aspetto vadano sul mio gene SATB2 perché ho quel software che me lo dice, okay? E mantengo solo i microRNA che diminuiscono durante lo sviluppo. E allora mi viene fuori, e con questo concludo, mi viene proprio fuori una piccola parte di quell'interattoma, questi sono rami che erano esistenti, e che mi dicono che, vedete, questi microRNA sono abbastanza ben correlati insieme perché si sa fanno parte di un meccanismo che controlla il ciclo cellulare. Questo viene fuori da altri studi, questa è anche la forza della biologia molecolare attuale. Ci sono talmente tanti studi in letteratura che delle volte uno può associare reti di geni o di microRNA con studi pubblicati funzionali. Cioè è stato dimostrato che questi 8 microRNA fanno parte di una rete che controlla il ciclo cellulare. Il ciclo cellulare di sicuro ha molta importanza nei processi di sviluppo nella corteccia, lo sappiamo, e questa è senz'altro una base formidabile, dal mio punto di vista, per fare futuri studi funzionali. Cioè io comincerò a assaggiare l'effetto di questi 4 micro e non di tutti gli altri 1000 del topo, per capire se questi regolano non solo il mio gene SATB2, ma tutta la corteccia, perché di sicuro questi microRNA stanno in un network che regola quel gene lì, ma anche altri geni importanti per la corteccia. Quindi, per concludere, di cosa abbiamo parlato oggi? Penso che abbiamo detto che le nuove tecniche sia di analisi sia di sequenziamento hanno reso possibile lo studio sia della struttura che dell'espressione della cromatina a un livello globale, a un livello omico. Avete visto che è possibile immaginare intere regioni di un cromosoma muoversi dal dentro al fuori del nucleo rispetto alla loro capacità di essere trascritte. Poi, il poter confrontare il trascrittoma e l'epigenoma ci sta permettendo di decifrare il codice epigenetico. Così come prima, a un certo momento, abbiamo capito cosa codificassero le triplette, ora cominciamo a capire
cosa codifica un codice di acetilazione e metilazione nel promotore di un gene? Codifica eterocromatina in un caso, codifica trascrizione di un gene neuronale in un neurone e non in un epatocita. Non trascrizione, permissività alla trascrizione. Poi ci vuole il fattore di trascrizione che si lega. Però cromatina chiusa, cromatina aperta, cromatina in periferia dove non c'era RNA polimerasi, cromatina nel centro del nucleo dove ci sono le industrie di trascrizione. Infine, le cellule staminali embrionali sono un meraviglioso surrogato di embrione in piastra, spesso una sorgente di cellule embrionali omogenee che si stanno differenziando. E questo permette di studiare lo sviluppo embrionale umano. E infine, e questo è il futuro secondo me, lo studio tutti gli studi di correlazione, queste famose matrici di Pearson, di Sperman, tutti gli studi di correlazione, dal mio punto di vista di un ignorante peraltro, sono un sistema formidabile in futuro per evincere gli interattomi, cioè reti di geni che di sicuro regolano un processo, anche se noi il processo ancora non lo conosciamo, perché la loro espressione correlata è stata selezionata nel tempo e come tale io la ritrovo analizzando cellule di tipi diversi, a stati diversi, in organismi diversi. E questo semplicemente confrontando per correlazione l'espressione di geni con queste macchine che sequenziano profondamente e che mi permettono di farlo. Penso che sia stato troppo, forse. Ho concluso. Scusate se inizio, ma io sono consapevole che mi sia sfuggito, insomma, sono di sicuro sfuggiti diversi punti, ma uno di cui sono consapevole, cioè, insomma, mi sono resa conto che mi è sfuggito, è questo. Nelle cellule staminali embrionali, no? Vengono preparati messaggeri, tu dicevi, per la futura evoluzione. Messaggeri, presumibilmente, oppure avete anche dimostrato, bloccati nella traduzione da microRNA. Allora, mi pareva questi messaggeri, mi pare che quelli che avete individuato sono messaggeri che riguardano la modificazione della cromatina. La domanda è: ci sono anche messaggeri per proteine specifiche del differenziamento neuronale successivo, cioè appartenenti a neuroni specifici che devono diventare questo o quel neurone, o ancora non l'avete esaminato o cosa? Poi, a dire il vero, ho un altro punto che mi pare complesso, cioè come tutti questi aspetti di regolazione si
legano tra di loro, ovvero la regolazione della posizione della cromatina vicino alla lamina nucleare oppure al centro, a sua volta dipendente, voi insomma vari gruppi e voi avete dimostrato dipendente dalla modificazione delle proteine della cromatina, no? Per esempio, quindi la posizione diversa della cromatina deve legarsi poi all'espressione dei microRNA, al controllo dei microRNA sui messaggeri, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questi devono fare un circuito tra di loro, penso. Scusate, non vorrei aver confuso di più le idee, ma questi due punti, il primo è più specifico, il secondo è più generale. Risponderei a saperlo. No, allora riguardo alla prima domanda, io ero convinto, dunque si sa, io vi ho messo tante cose, no? Si sente anche in registrazione. Io ho messo varie cose, fra cui ad esempio che si sa che la trascrizione di tutta la cromatina delle cellule staminali embrionali rispetto a tutte le altre cellule è pervasiva, è a perdere, è un rubinetto che non è ben chiuso e riguarda non solo quelli che noi chiamiamo geni che codificano per proteine, ma anche delle volte quello che in altre cellule sarebbe l'eterocromatina, gli introni. Anzi, guardate, delle volte c'è uno studio molto bello del 2008 che fa vedere che c'è un gene con tutti i suoi esoni e tutti i suoi introni, con queste tecniche che vi fanno vedere, con i probe a piastrellamento, no? Vi fanno vedere quanto RNA c'è trascritto per ogni pezzettino del gene. A un certo punto chiaramente le regioni degli introni sono meno espresse in questi probes, perché la vita media di un RNA con gli introni è brevissima, cioè la maggior parte dell'RNA è maturo e quello incide, quindi quando uno va a vedere negli esoni le sonde sono tutte belle accese, gli introni sono spenti, ogni tanto trovi un introne e fai conto che è accesissimo. E quindi nelle cellule staminali embrionali, soprattutto, è trascritto di tutto e di più. Allora io, quando lessi questa cosa, ero infervoratissimo e pensai, lo vedi, 1+1=2, la gente vede che le cellule staminali embrionali di mestiere diventano neuroni, by default, in assenza di... Si trascrive di tutto e di più, vedrai che ci sono RNA per fattori di trascrizione neuronali, che sono già lì, sono silenziati, sono bloccati da microRNA, appena io levo il mezzo di coltura, quello staminale, per qualche motivo questi microRNA calano, gli RNA sono già lì e ce li ritroverò, vedrai che cominciamo il lavoro di cui è autore Luca Pandolfini, che è una persona meravigliosa, il lavoro era di cercare questi RNA neuronali e non li abbiamo mica trovati. Cioè, se tu vai a vedere a livello globale, ci sono due categorie che sono molto all'interno dei geni codificanti, poi c'è la spazzatura, è tutto trascritto, ma all'interno dei geni come li conosciamo, i geni che sono trascritti e non tradotti, e questo è il lavoro che ha fatto Luca, bellissimo, sono soprattutto ciclo cellulare, e questo l'ho omesso perché si sa che le cellule staminali embrionali appena cominciano a differenziarsi diventano epiblasto, okay? Nell'embrione è l'epiblasto, da massa interna epiblasto, c'è una accelerazione bestiale del ciclo cellulare, si passa da, che ne so, in vitro 16 ore, ma anche in vivo a 8 ore, diventano quasi lievi queste cellule. E quindi noi abbiamo trovato tutta una serie di RNA messaggeri che inducono il ciclo cellulare, che si dereprimono, cioè sono lì repressi, un po' repressi nelle staminali embrionali, che peraltro si dividono, ma le cellule dell'epiblasto ancora di più.
La seconda categoria sono i remodellatori della cromatina. I neuronali, ma sì, c'è qualche RNA, io mi aspettavo quelli, forse è una roba che viene dopo. Riguardo a come mettere insieme epigenoma, trascrittoma e posizione del DNA da trascrivere nel nucleo, intanto è la solita storia di sempre, se è nato prima l'uovo o la gallina. In biologia dello sviluppo non sappiamo mai, ma c'è questo segnale che fa così, ma chi è che ha fatto questo segnale? Allora si torna indietro e poi a un certo punto c'è chi ci deve essere. Detto questo, 6 mesi fa, e non è farina del mio sacco, io studio altre cose, però sto leggendo le cose bellissime, per cui vi ringrazio. Su questo punto ci sono gruppi che stanno cominciando sperimentalmente a in vivo dentro le cellule con queste metodologie nostre di biologia molecolare a cambiare le modifiche dell'istone H3 in certi geni. Con dei vettori virali si fa in modo che in quel gene lì, che è un gene feconto epatico, una transaminasi, nel neurone, in quel neurone cambio le acetilazioni e le metilazioni delle lisine, delle fosforilazioni delle serine. E in questo modo si vede che i geni non solo vengono trascritti, ma anche la cromatina si posiziona dalla periferia, che è uguale inibizione, al centro, che è uguale trascrizione. Quindi, verosimilmente, i cambiamenti epigenomici, cioè quelli del listone, sono i prodromi della trascrizione, cioè c'è il cambiamento degli istoni che fa cambiare la cromatina va dentro il nucleo e poi viene trascritta perché c'è il fattore di trascrizione dentro il nucleo. Ma se mi sembra di capire dalla lettura di questi articoli splendidi che stanno uscendo su Nature, su Science, che i biologi cellulari vedono la trascrizione come un fenomeno che deve avvenire dentro a dei corpuscoli nucleari. I corpuscoli nucleari esistono, non sono circondati da membrana, ma li ha scoperti, io direi, Joe Gall negli ultimi 20 anni. Quindi, oltre ai nucleoli, esistono corpuscoli nucleari in cui avviene lo splicing e verosimilmente anche un organulo nucleare in cui avviene la trascrizione. E c'è bisogno di questo perché, avete visto, per far trascrivere un gene ci deve essere un'interazione fra alcune decine di proteine, molecole diverse. Se questa interazione avvenisse in diffusione, sarebbe complicatissimo e lentissimo. Verosimilmente fare degli organuli in cui stanno già tutte queste molecole diverse facilita, accorcia molto i tempi. Quindi i geni la cromatina di un certo locus deve andare a cercare il posto per farsi trascrivere, questa è l'idea. Però non lo so. Grazie. Altre domande? Magari qualche domanda o idea può emergere durante il coffee break che abbiamo ora, con la raccomandazione e anche durante il seminario di Isabella Marini sulla possibile traduzione, mi è venuto da dire possibile traduzione didattica, questo è stato inconsapevole, devo dire, me ne sono accorta dicendolo, di questa splendida lezione. E però dicevo, possibili dubbi, domande, anche ricominciando da capo, ci possono venire sia concedendoci questo piccolo intervallo che successivamente. Allora, mi raccomando, cerchiamo di, i tempi stringono, cerchiamo di essere rapidi nel coffee break, quindi un quarto d'ora direi, possibilmente poi rientriamo qui rinforzati
e con un po' più di energie e proseguiamo. Isabella vuol dire qualcosa? No, devo dire che la complessità è disarmante e quindi è difficile anche così formulare domande, perché immaginarsi tutte queste cose qui, però il fatto che diciamo lo stesso oggetto in posizioni diverse dà risultati anche opposti potrebbe portare anche a un altro OMA, allo strutturoma. Sì, questo è il futuro dei prossimi 10 anni. Lo strutturoma nucleare, di sicuro. Questi, direi di sì. Detto questo, io vi chiedo veramente di fare un piccolo sforzo e di comprare l'Alberts a scuola. È in inglese, però le sole figure con le didascalie valgono il prezzo del libro, perché è scritto tutto lì, è semplice. Allora, ricominciamo questa seconda parte. L'altra volta, se vi ricordate, avevo parlato un pochino in generale delle cose, dei vari progetti di educazione scientifica, e poi ero partita dal discorso di biotecnologia intesa come tecnica che produce qualcosa che ha un valore economico con organismi viventi o parti di organismi viventi, e quindi a scuola si iniziare dalle biotecnologie tradizionali, quindi fermentazione, lievitazione del pane, che ci consente di utilizzare gli organismi, di vederli al microscopio, i lieviti, e studiare anche in modo quantitativo certi fenomeni, la produzione di gas, eccetera. Era un modo per iniziare il discorso. Ecco, adesso continuo andando a vedere cosa si può fare a scuola per quanto riguarda il DNA e cosa si può fare da una parte per mettere le mani in pasta, quindi quali esperimenti è possibile fare a scuola con le varie attrezzature, sempre tenendo presente che delle attrezzature estremamente sofisticate a scuola non hanno proprio senso, perché i ragazzi, se vi ricordate quella citazione di Maxwell che vi feci l'altra volta, che gli studenti imparano di più da un oggetto, da uno strumento fatto male, fatto in casa, ma che sanno come funziona e che sanno manipolare, in cui sanno aggeggiare, fra virgolette, piuttosto che da una cosa raffinatissima, magari interfacciata con un computer, in cui devono pigiare semplicemente un tasto e gli viene fuori tutto un mondo di informazioni che non sanno assolutamente gestire. Quindi quello che è possibile fare a scuola anche per il discorso del tempo, perché tutti gli esperimenti che hanno a che fare con la biologia, al contrario di quelli che si fanno di fisica e di chimica, hanno il problema tempo, che non è un problema trascurabile. Spesso gli esperimenti si iniziano, poi si lasciano le cose lì. Spesso quando si lasciano le cose lì, magari poi è sabato e domenica, e il lunedì poi si vede che è successo qualche disastro. Quindi anche il fattore tempo va sempre considerato. Poi quello che non si può toccare direttamente, però lo si può affrontare da un punto di vista proprio del concetto che va veicolato ai ragazzi, tramite dei modelli, metafore. In biologia ce ne sono tantissimi, già le prime, anche l'idea del DNA come banca dati, se ci pensate, è una metafora, e quindi l'utilizzo di modelli è molto importante per i ragazzi, perché veicola il concetto con qualcosa che loro possono vedere, e quindi diciamo richiama le loro capacità cognitive, il loro pensiero concreto, che poi può diventare astratto, oppure gli consente di operare
una procedura che altrimenti sarebbe molto difficile da ottenere a scuola, appunto con gli strumenti e anche con i tempi che abbiamo a disposizione. E quindi si possono fare anche delle simulazioni. Dietro tutto questo c'è una cosa che, sapete, ci è capitata addosso con l'ultimo riordino per le classi quinte o per le classi terze, quarte e quinte, se uno insegna in un liceo linguistico, che è il CLIL, quindi diciamo il veicolare l'insegnamento di una disciplina in un'altra lingua. E da quello che è successo in questo ultimo anno, la lingua principe è l'inglese e le discipline scelte sono le discipline scientifiche in generale, quindi matematica, fisica e poi le discipline che insegniamo noi. E ora, siccome tutta la letteratura di queste cose, anche come ha detto prima il professor Cremisi, è in inglese, ora non dico di andare a studiarsi gli articoli perché non hanno le competenze, però ci sono delle sinopsi, ci sono degli articoli divulgativi ma fatti sempre da Science, Nature, che sono già in cui i pilastri, cioè le cose più importanti, già vengono portate fuori. E quindi un lavoro che si può fare anche attraverso questi strumenti. E poi l'ultima cosa, ma ve la lascio accennata in fondo e poi la riprenderò un pochino la prossima volta, di mettere un pochino le mani nelle banche dati, chiaramente in modo semplice per cose che possono essere utili ai ragazzi, o all'atere di qualcosa che stiamo affrontando con i ragazzi. Allora, cominciamo da quali sono gli esperimenti che è possibile fare. Allora, la prima proposta che vi faccio è una proposta che ho pubblicato qualche anno fa su Links, e è un articolo che si intitola, è proprio il primo numero di Links, che si intitola "Ma è proprio DNA?". E io partivo, diciamo, con questa critica costruttiva, dicendo: beh, ci sono tanti protocolli sull'isolamento, diciamo, del DNA da vari materiali, però quando io faccio vedere quella sostanza un po' appiccicaticcia, bianca e filamentosa ai ragazzi, gli dico: questo è DNA. Loro fanno un atto di fede. Allora, il passaggio successivo che facevo, vedete qui c'è qui c'è un isolamento del DNA normale, fra virgolette, l'avvolgimento del DNA sulla bacchettina di vetro. Ecco, intanto ci associavo sempre il test del biureto per vedere che le proteine calavano sempre più, quindi che quell'aggeggino bianco che alla fine si isolava erano almeno non proteine, fra virgolette. Poi questo DNA isolato, chiaramente è un materiale grezzo quello che isoleremo, si caratterizzava con la cromatografia su strato sottile, cioè si faceva un'idrolisi acida di questo materiale. Vengono liberate, le purine vengono liberate sempre, le pirimidine un po' più difficilmente, però facendo una cromatografia su strato sottile, i ragazzi possono riconoscere che lì dentro almeno l'adenina e la guanina ci sono, e queste non sono proteine. Quindi si va un pochino a caratterizzare questo materiale non proteico, e qui uno potrebbe raccontare la nucleina di Miescher del 1869 e il lavoro che aveva fatto sui linfociti del pus e poi sullo sperma di salmone, perché c'è sempre tutta questa parte che è importante sulla storia. L'isolamento, ora qui ho lasciato la descrizione tecnica, però è molto semplice, si fa con un pezzettino di timo di vitello e poi si... Ecco, questa qui è già abbastanza raffinata. Voi sapete che ci sono anche dei protocolli che prevedono, invece dell'SDS, utilizzare il detersivo per piatti.
il chelante per il magnesio, però questo qui comunque, se lo volete poi dopo ve lo do questo protocollo, perché sono cose abbastanza fattibili. Poi c'è la precipitazione delle proteine con una soluzione di NaCl 1 molare, si centrifuga e poi si fa una seconda precipitazione delle proteine, si ricentrifuga e poi il sovranatante si mette con l'etanolo a freddo e il DNA insolubile in etanolo, e quindi si ha la bacchettina che si copre di questa cosa qui. Ecco, dal punto di vista, vi ho detto, di quello che si trovano in mano i ragazzi, fanno molto l'atto di fede, però quando hanno studiato il DNA sono sempre emozionati, devo dire, almeno i miei alunni, quando dicono: ma è davvero DNA, professoressa? Guardi bello quello che ha fatto lui. Insomma, se li guardano, perché così è nel macroscopico, chissà cosa pensano che sia. E poi, ecco, per la cromatografia su strato sottile ci vuole un pochino più d'attrezzatura, ci vogliono microcapillari, una vasca da cromatografia, le lastre che qui non si vedono, e poi ci vuole, per rivelare le macchie, gli spot, una lampada UV a 254 nanometri, però è tutto, e gli standard delle basi azotate ovviamente. E quindi vedete, ora queste qui sono due foto che ho trovato così molto velocemente, le macchie che si vedono quando si illumina la lastra dopo la corsa, e quindi si vede che in quel materiale c'erano questi composti che non erano composti, che non si tratta di proteine, perché parallelamente il biureto ha fatto vedere che il viola diventa sempre più sbiadito. Questa qui invece è un isolamento di quelli più semplici, è stato fatto, qui c'è la mia collega che è l'artefice di tutto, gli avevo detto se voleva dire qualcosa lei, ma mi ha detto di no, perché a scuola mia facciamo un percorso extracurricolare con i ragazzi tutti gli anni, che si chiama Scienza Aldini, e 2 anni fa è stato fatto proprio sul DNA, e qui le bimbe avevano isolato dalla fragola e dalla banana. Ecco, una delle cose che quando si fa la purificazione del DNA dalla frutta, molti dicono che, diciamo, la parte gelatinosa che si prende sono soprattutto proteine, e gli addensanti in sostanza, più che il DNA. Comunque il suo valore emotivo ce l'ha lo stesso. Poi vi ho detto i modelli. Ecco, modelli si possono fare, ce ne sono, come diciamo, di tutti i tipi. Si trovano modelli da fare con le lattine della Coca-Cola. Devo dire che se uno va in rete tutti si sono sbizzarriti a fare qualche modello di DNA originale. Ecco, per esempio, questo qui è un modello di DNA origami da ripiegare tutto, e gira, l'avevo provato allora, ora ieri sera che l'ho ritrovato dopo tanto non mi sono messa anche a fare l'origami. E questi modelli a cosa servono? Servono da una parte per appunto far vedere una struttura che è una struttura che ha già una complessità, e poi per far vedere ai ragazzi alcune delle cose che poi magari ritroveranno successivamente, perché un modello così uno lo può fare anche nel primo biennio, cioè con ragazzi di prima e seconda, e poi riprenderselo in quinta, perché vedete poi qui ci sono anche, c'è tutta la parte, diciamo, chimica, c'è il legame fosfodiesterico, eccetera. Questo invece è un altro modello preso da Bioscience Explained di John Schollar, che è uno dell'Università di Reading che ha lavorato tantissimo sulla biologia molecolare, diciamo riletta e riproposta per le scuole,
in cui si fa questo modello, qui ne ho riportati due soli perché ci sono anche TA e GC da ritagliare, e piano piano, questo qui è l'asse principale, l'asse verticale della molecola, e anche questo ripiegato seguendo le istruzioni viene fuori un modello proprio di doppia elica. E poi fra l'altro suggerisce che come base di questa molecola ci sia il codice genetico, così anche i ragazzi si cominciano a guardare questo. E poi c'è questa annotazione di come il DNA dice, assomiglia alla Coca-Cola, perché entrambi contengono zucchero, entrambi contengono acido fosforico. E poi la struttura chimica della caffeina, essendo una metilxantina, è simile a quella dell'adenina. Quindi magari i ragazzi a quel punto lì ricordano qualcosa di più del DNA. Allora, invece con i ragazzi delle quinte e utilizzando anche la metodologia CLIL, volendo, si può lavorare sull'articolo di Nature del 53 di Watson e Crick. È una pagina più tre righe rispetto a questa qui che vi faccio vedere, e c'è un mondo di cose da studiare. Un mondo di cose da studiare perché da una parte si vede, diciamo, quali sono i concetti, gli esperimenti, i dati scientifici pubblicati e non pubblicati, perché poi dietro c'era tutta l'aneddotica su Wilkins, la Franklin, questa diffrazione raggi X, eccetera, e di come Watson e Crick hanno utilizzato tutti questi dati per dare vita a un modello originale. Quindi, da una parte i ragazzi cominciano a vedere come è strutturato un articolo scientifico, qui non si vede ma in fondo c'è la bibliografia, quindi citazione dei lavori precedenti. Si è detto la scienza è un'impresa collettiva, è collettiva perché qui ci sono i lavori di tante altre persone, il pensiero di altre persone che viene richiamato per costruire questo modello di questa molecola qui. E poi qui ci mancano, vabbè, materiali e metodi perché è più così descrittivo, però cominciano a vedere questo. Poi altra cosa che io ho fatto, su cui ho un pochino lavorato con i ragazzi, le caratteristiche di un testo scientifico. Poi dopo questo ve lo riesamino un attimino più diffusamente. Poi come procede la scienza. E poi anche il discorso della creatività degli scienziati. Se vi ricordate l'altra volta vi avevo detto, se io chiedo ai miei ragazzi di prima chi è uno scienziato, loro mi descrivono una persona, insomma, un po' fissata, con gli occhiali spessi, che sta lì a studiare tanto, e che però scopre qualcosa semplicemente per addizione rispetto a quello che c'era già prima. Cioè l'idea che lo scienziato sia una persona creativa, a cui viene in mente un'idea nuova nell'interpretare dati magari già presenti, non esiste proprio nella mente dei ragazzi. Invece in questo articolo, se uno va a leggere tutto, loro vedono che effettivamente hanno preso i dati di tutti gli altri, loro non hanno fatto neanche un esperimento, hanno trovato qual era la struttura tautomerica giusta delle basi, e gli è venuto in mente la complementarietà, quindi hanno pensato qualcosa di nuovo vedendo ciò che avevano già visto tutti in fondo. Quindi da qui si vede appunto la creatività delle scienziate. Poi è scritto in un inglese semplicissimo, per cui a parte un po' di lessico ogni tanto, un po' di lessico chimico, è veramente facile da leggere e da capire, quindi è utile a vari livelli. Qui vi ci ho rimesso la foto di Watson con la maglietta delle Olimpiadi di qualche anno fa, quando venne a Castellammare, che è uno dei... Ecco, vi dicevo questo discorso della testualità scientifica, perché
Perché i ragazzi delle quinte che ci hanno da farsi almeno la terza prova, poi il prossimo anno quelli di scienze applicate forse ci avranno anche la prova proprio di biologia, e devono imparare a scrivere di scienza. E io e spesso diciamo, come si scrive di scienza, in fin dei conti nessuno gliel'ha mai insegnato. E quindi andare a vedere come è scritto un articolo, questo, oppure un articolo divulgativo, e poterla anche analizzare insieme per tirare fuori degli elementi della testualità scientifica che poi loro possono riapplicare quando scriveranno loro degli argomenti che gli chiediamo, è importante. Perché diciamo, c'è quella sorta di suddivisione, no? Che a me tante volte mi dicono: prof, ma non è mica italiano, ma è scienze, perché mi ha corretto tutta questa frase, me l'ha rigirata tutta, no? Perché praticamente è come se la forma e il contenuto dovessero essere scissi. Il docente di lettere insegna come si la forma lì, poi noi ci si mette il contenuto, però in realtà poi il contenuto, diciamo, dà forma alla forma, fra virgolette, quindi guida molto. E quindi se si riesce a fare anche questa operazione, voi direte con tutto il tempo che ci abbiamo in classe non è proprio così semplice. Ecco, però ecco, con i ragazzi abbiamo visto quali sono gli indicatori della testualità scientifica: lessico specifico, stile espositivo sintetico, quindi con descrizione di procedure, classificazioni, elencazioni, riferimenti a concetti o teorie scientifiche, indicazione o descrizione dei fenomeni, citazione di documenti, organizzazione logica dei concetti che può essere sequenziale, a stella o ramificata. Poi uso di materiale grafico simbolico, iconografico, avete visto in quella paginetta c'era lo schema del DNA, stile affermativo, chiarezza espositiva e poi a volte anche l'uso delle metafore e di analogie. Quindi si può, utilizzando queste cose, fare queste digressioni. Ecco, e questo qui è la stessa cosa su quelle caratteristiche della testualità scientifica, però quella fatta per il CLIL, in cui ci dovrebbero essere dei docenti che sanno padroneggiare bene tutte e due le materie, no? Per cui kill two birds with one stone. Allora, come vi dicevo, dall'articolo diciamo, di Watson e Crick si può, e anche diciamo, dagli articoli più tecnici che poi hanno scritto che accompagnavano quello, si può arrivare a costruire la struttura del DNA. E questo è il lavoro che hanno fatto le mie colleghe, perché io quell'anno lì ci avevo il comando, a scuola, facendo un pochino proprio questi modelli. E se venite al liceo Dini, abbiamo un modello di struttura del DNA con tutto in proporzione, tutto fatto perfettamente, come ce l'hanno nei musei scientifici. Ora vi faccio vedere la foto e vi faccio vedere alcune, in questo lavoro che vi ho detto pomeridiano, ora ho buttato tutto all'aria, i ragazzi si sono studiati la forma, le dimensioni e gli angoli delle purine e delle pirimidine. Poi si sono guardati la struttura dello scheletro, del deossiriboso e del fosfato. E poi hanno cominciato a montare il tutto, con l'aiuto ovviamente dei docenti, principalmente appunto di Lucia Flori, della mia collega, e di uno dei nostri tecnici di laboratorio, perché abbiamo dei tecnici bravi a scuola, altrimenti non si potrebbero fare. Ecco, questa qui è la foto di Watson e Crick. Questa è la foto di Watson e Crick e questa è la foto di Lucia. Ora alzati Lucia, via, fatti vedere. Alzati un attimo, che così. Che si sono messi. E questo è il tecnico, che è quello che ha fatto tutte le saldature di tutti
di tutti, diciamo, l'avvitamento di tutto, di tutta questa cosa qui, e in più anche, diciamo, noi coinvolgiamo sempre anche i nostri mariti in tutta questa impresa, so che anche il marito di Lucia. E questa qui, vedete, è la struttura del DNA che abbiamo fatto e con cui facciamo lezione. E questo qui ce lo siamo, diciamo, l'abbiamo tirato fuori dall'articolo. Quindi capite bene che i ragazzi che se lo sono costruito, che avevano sbagliato i conti e riprovavano e non gli girava bene, eccetera, eccetera, ormai per loro è questa molecola ha un valore emotivo anche molto grande. E sempre per la ricostruzione del puzzle del DNA, c'era un gruppo che lavorava appunto sulla giusta tautomeria delle basi. Qui ora si vede male, però qui c'erano delle lucette che si accendevano, dei LED che si accendevano quando erano possibili legami idrogeno. E quindi il discorso della complementarietà delle basi che veniva affrontato e visualizzato. Vedete, questi sono tutti modelli con cui però si rende più accessibile un concetto. E poi questo qui è il gruppo che aveva lavorato sulla diffrazione a raggi X, in cui avevano preso l'analisi della famosa foto 51. E poi avevano fatto un modellino utilizzando la spirale delle lampadine, delle lampade, dei fari delle automobili, che è piccolissima, non mi ricordo quant'è, Lucia. Sì, insomma, è una spirale piccolissima. E poi con un laser riuscivano ad avere questa immagine a croce. E quindi avevano fatto... c'era anche questa parte qui dello studio. Quindi questa struttura in cui si richiamava sia la struttura complessiva che la parte chimica, ispirandosi ovviamente all'articolo. Poi altre cose, il sequenziamento, il metodo di Sanger non è possibile farla a scuola, però modellizzarlo si può fare, così come anche la PCR. Ci sono tantissime animazioni che ci aiutano e poi si può, per esempio, poi far fare degli esercizi, ora ve ne faccio vedere uno, tipo questo qui, c'è un gel rotto. Qui ci sono le varie lane con i vari dideossi e quindi si chiede ai ragazzi di ricostruirla, di ricostruire, ci sono delle domande che chiedono, indica quali di queste sostanze fanno parte della miscela di reazione, perché l'assenza del 3'H fa sì che influenza la sintesi del DNA, e poi individuare fra queste la sequenza giusta da desumere dal gel. Chiaramente l'ultima corsia rotta, però, essendo presenti le altre tre, faceva sì che si potesse, ecco, è tornato tutto da capo, che era insomma il quarto nucleotide mancante. Poi, altre cose che si possono fare, si possono sfruttare dei siti, questi qui sono tutti siti americani del DNA Learning Center, il Dolan Learning Center, eccetera. Per esempio c'è questo qui, dal DNA from the beginning, parte dagli esperimenti di Mendel, e ci sono delle piccole animazioni, non sono film, sono delle animazioni che procedono step dopo step, con la descrizione e l'indicazione in cui uno quindi ha tempo di commentare, mentre insegna, eventualmente tornare indietro
e ritornare appunto con i ragazzi su quelle che sono le tappe principali da un punto di vista proprio dei concetti che si portano avanti. E poi quest'altro sito qui, ci sono tantissimi suggerimenti anche sul Sanger, anche su altre, per esempio questo qui sull'origami del DNA, cioè cose anche diciamo per ragazzi più piccoli che vengono, che possono appunto avvicinarsi al mondo del DNA facendo diciamo cose più tra virgolette macroscopiche. Ah, un altro modellino stupendo che ho trovato stamani, abbiamo fatto, loro hanno fatto anche una cosa di un cromosoma, vedete questa qui, sono i nucleosomi e la fibra cromatinica, sempre per visualizzare tutto. Chiaramente qui c'è un'altra cosa dietro, che c'è quella appunto degli ordini di grandezza, che è fondamentale per i ragazzi, è fondamentale. Poi vi dicevo, letture, per esempio tutto il discorso del progetto Genoma oppure del progetto ENCODE, che viene trovato che si trova appunto anche sui libri di testo, non tanto fatto in modo dettagliato, ci sono degli spunti interessanti anche in letteratura. Vabbè, questi qui sono delle vignette, questo è sulla diciamo la regolazione della trascrizione dell'RNA, è di qualche anno fa, che però per i ragazzi è un fumetto praticamente, quindi che anche questo può veicolare concetti scientifici. Poi lì c'è tutto il discorso poi dell'iconografia, cioè questa di come in rete si trovano tantissime risorse di immagini che sono fondamentali e che magari sui nostri libri ancora non hanno trovato spazio, anche se devo dire che le parti multimediali dei libri, quelle che è online, in genere l'aggiornano sempre moltissimo, quindi quella, mentre il cartaceo resta lì, quello invece viene aggiornato. Ecco, ora vi descrivo questa procedura qui di DNA fingerprinting. C'è una storia iniziale, un riconoscimento di paternità. E quindi si chiede ai ragazzi di... si descrive prima la procedura. Per fare questo bisogna prima generare questi frammenti utilizzando degli enzimi di restrizione. In questo caso si usa questo enzima di restrizione qui, che riconosce la sequenza GGCC e taglia nel mezzo a estremità nette. E si ottiene questo, gli RFLP, cioè i frammenti con diverse lunghezze. Poi c'è la separazione dei frammenti mediante elettroforesi e poi c'è l'utilizzo di sonde o radioattive o fluorescenti per identificare alcune parti, e qui è proprio la sequenza CAT che è quella che viene ricercata per identificare appunto le bande. Quindi il materiale qual è? Carta, basta fare delle fotocopie. Dove ci ho messo tutti i cerchietti rossi, è lo standard. Lo standard, i ragazzi devono ritagliare quelle strisce, poi appiccicare col nastro adesivo il 2x2, il 3x3, quindi viene un nastro piuttosto lungo. Poi con le forbici fanno l'enzima di restrizione, l'enzima di restrizione taglia, quindi si cercano le sequenze, GGCC, qui è riportato il singolo filamento, però ovviamente devono pensare che c'è anche l'altro, quindi anche CCGG va bene, e quindi si tagliano questi frammenti. Li contano, gli diciamo che ogni base che è indicata qui in realtà corrisponde a una chilobase che si troverebbero nella realtà, perché non è che uno li può far fare dei tagli su cose lunghissime, e gli standard vengono fuori delle bande che hanno lunghezze decrescenti ed ognuna ha un CAT, se guardate,
vediamo se ve lo indico, per esempio qui c'è il CAT, qui c'è il CAT, quindi queste qui sono, saranno tutte colorate. Poi c'è il frammento della mamma, anche questo ritagliato, appiccicato, e anche qui vanno tagliati i punti dove taglia l'enzimo di restrizione, del marito, del figlio e poi dell'altro padre possibile. E quindi ai ragazzi poi si danno tutte le istruzioni, ve l'ho già detto tutto io cosa fanno, e per ogni frammento devono contare la lunghezza. Ovviamente non li devono mescolare perché sennò poi non ci si capisce più niente. Poi si prende un cartoncino Bristol, un cartone un pochino più grande, e si appiccicano facendo appunto, mimando quello che, come viene alla fine il quadro elettroforetico. Gli standard, come vi ho detto, vedete, hanno lunghezze precise, insomma decrescenti, e sono tutte colorate perché ognuna ha un CAT. La madre ha diversi frammenti, aspettate che me lo ricordo, insomma 7-8 frammenti, e di cui se ne colorano su solo due perché hanno il CAT solo, quello da 20 e quello da 6. Questo è quello del padre, questo è del bambino e questo è quello del sospetto. E poi alla fine ai ragazzi si chiede di fare l'analisi per dire alla fine, dare la risposta. Che era, qual era se il padre era quello lì o era il padre sospetto, e insomma il padre era quello vero. Questo qui se vabbè, a parte poi se volete ve li mando tutti i siti. Ecco, poi l'ultima cosa e poi concludo è il discorso delle banche dati. Già l'altra volta si diceva che la biologia a un certo punto ha avuto un incontro fatale con il computer, e senza questo incontro qui sarebbe ben difficile fare le cose che abbiamo visto ora, perché sia raccogliere tutti questi dati che poi avere degli strumenti per poterli analizzare, confrontare, diventava proprio una missione impossibile. Queste banche dati, molte di queste banche dati sono aperte. Ora chiaramente con i ragazzi non è che uno deve andare a fare delle cose raffinatissime, però per esempio andarsi a cercare, uno studia l'emoglobina per esempio e si va a cercare nella banca dati qual è la sequenza del gene e dove è posizionato su quel cromosoma. E poi la sequenza della proteina, degli amminoacidi. Ora non so se qui... Questo è collegato? È collegato questo? No? Facciamo una cosa, ora ve lo descrivo e basta, e poi magari la prossima volta facciamo, se no poi ci vuole troppo tempo. Ora vi descrivo solo la procedura e poi la prossima volta lo facciamo insieme, così... Anzi, se la prossima volta avete un tablet, qualcosa, e avete voglia di farlo voi insieme a me, così poi volevo usare anche Blast, si provava a fare qualche allineamento, così mentre si fa insieme, così si impara, insomma, lo imparate meglio. E praticamente questa è la banca dati, quella dell'NIH, degli Stati Uniti, che c'ha anche la biblioteca, il PubMed, dove ci sono gli articoli, gli abstract degli articoli scientifici più importanti, e ci sono, come dappertutto, delle finestre, e uno seleziona una volta nucleotide, una volta protein, mette nella casella search il nome della proteina che desidera cercare e comincia, e data la proteina gli vengono un certo numero, per esempio qui nel nucleotide beta globin vengono 5516 sequenze perché ci sono quelle di tutti gli organismi. Poi uno con i filtri restringe, dice homo sapiens, allora viene solo quello dell'uomo, e allora da 5500 si passa a 457. Poi che voglio l'RNA messaggero, e allora le sequenze sono 73. Poi se ne esamina una
e a quel punto lì si ha proprio la struttura e uno vede tutto come è fatto, delle zone caratteristiche, eccetera. Per la proteina è lo stesso, si digita, si restringe a Homo sapiens, si va a selezionare uno dei record e poi anche lì viene fuori la sequenza degli amminoacidi che sono ovviamente meno e poi ci sono delle citazioni di letteratura e poi ci sono dei link, per esempio dice zona che lega l'eme. Uno ci pigia e vengono evidenziati tutti gli amminoacidi e i ragazzi vedono che sono uno qua, uno là, non sono tutti in blocco. Oppure le parti che si toccano fra le varie subunità, anche lì le fa vedere che sono alcuni amminoacidi interessati, ma non tutti. E quindi da lì poi uno può partire... mettendo più le mani in pasta con quello che appunto la tecnologia a questo punto ci offre. Allora io avrei finito e la prossima volta continuiamo con queste ultime cose e con le nanotecnologie. La professoressa Barzacchi voleva concludere. Avete qualche domanda? No, va bene. Allora, io stavo pensando, vi porto via un minuto, stavo pensando, forse l'espressione è un po' forte, ma di dare un compito a casa, e a voi che siete abituati a dare compiti. E pensavo, ci sarebbe molto utile se cercaste di pensare a un qualche percorso, naturalmente molto semplificato rispetto a tutto ciò che abbiamo sentito in quest'aula e che già mette in difficoltà me, che sono in pensione da pochi anni, però le novità sono talmente tante. Allora, un percorso semplificato, esempio, nelle classi, da portare nelle classi, esempio, una domanda biologica. Oggi abbiamo sentito differenziamento di un neurone. Prendo questo, ma l'esempio è a scelta vostra, no? E utilizzando nozioni che abbiamo ascoltato anche nel corso dell'anno scorso sulle cellule staminali, che durante questo corso, tentare un percorso che presenti ai vostri ragazzi i punti principali con cui oggi si cerca di affrontare questo tipo di problema, il problema che voi proponete. Ovviamente non tutto, ma se fosse differenziamento di un neurone, uno deve dire qualche cosa sulla biologia delle cellule staminali e sulla cellula differenziata e poi come oggi si affronta il passaggio da un tipo cellulare all'altro, semplificando, dicevo, moltissimo quello che si è sentito, però individuare un piccolo percorso da presentare alla fine dell'anno che porti via qualche settimana, due, tre, se non lo so. Ecco, allora a noi sarebbe proprio utile se tentaste qualcosa del genere e ce lo faceste, ce lo comunicaste, perché forse capiremmo meglio anche come modulare questo tipo di lavoro che stiamo facendo perché sia effettivamente di reciproca utilità. Ora ho preso questo esempio perché è l'ultimo che abbiamo sentito, ma gli esempi possono essere a vostro piacere e a vostra discrezione. Allora se qualcuno se la sente, per favore ce lo comunichi. Vi ricordo anche nei questionari di fare proposte, sia per argomenti che per metodo, fare critiche, tutto quello che volete ci può essere di aiuto. E infine è certo che vi abbiamo sottoposto a qualche ciclone, no? Qualche ventata un po' impegnativa. E ora c'è l'ultima, quindi tenetevi forte perché ora il prossimo seminario è sulle nanotecnologie, quindi penso che anche lì non sarà leggerissimo il punto, però gli insegnanti sono forti, lo sappiamo, quindi resisteranno di certo. Grazie tante di tutto, ci vediamo fra 2 settimane, grazie.